Mino Borracino, consigliere regionale di Sinistra Italiana, Liberi e Uguali, la situazione sanitaria in Puglia e nell'area ionica in particolare è davvero gravissima, la questione della chiusura dei 39 punti di primo intervento, l'invito ai sindaci attraverso appunto la conferenza dei sindaci proprio per muoversi da un punto di vista giudiziario, legale, rispetto all'imminente provvedimento. Sì, premesso che abbiamo questo grande problema della chiusura degli ospedali, della mancata attivazione di 1000 posti letto in Puglia e adesso della chiusura dei punti di primo intervento. Allora ci permettiamo di suggerire, chiaramente nel rispetto della massima autonomia d'azione dei sindaci della provincia di Taranto, ma dei sindaci di tutta la Puglia, a poter eventualmente prendere in considerazione l'idea di fare un ricorso al TAR attraverso la giustizia amministrativa per impugnare l'atto della giunta regionale che porta alla chiusura di 39 punti di primo intervento. Noi riteniamo che la sanità pubblica non possa avere questo ulteriore schiaffo, noi pensiamo ad esempio, stando nella realtà tarantina, che la contestuale chiusura del pronto soccorso del Moscati unito a quello del San Marco di Grottaglie ha causato e ha portato nella nostra provincia ad un sovraffollamento ulteriore del Santissima Annunziata, così non si può andare avanti. Immaginate se a questo ci aggiungiamo la chiusura anche dei punti di primo intervento di Ginosa, di Mottola, di Massafra, di Grottaglie e dello stesso Moscati, mancherebbero 53.000 prestazioni che non sarebbero più effettuate all'interno di questi 5 nosocomi per essere tutti quanti gestiti all'interno del pronto soccorso Santissima Annunziata. Avremmo un sovraffollamento e non ci potrebbe essere più la possibilità di poter davvero intervenire. Per questo noi invitiamo i sindaci, rispetto al, sempre ribadendo la loro massima autonomia, a voler intervenire per fare ricorso al TAR rispetto a questo assurdo provvedimento del Presidente Emiliano. Ecco, consigliere, interrogato sull'argomento il governatore Emiliano ha risposto dicendo il pronto soccorso, pensiamo per esempio a quello del Santissima Annunziata, deve intervenire solamente per le emergenze vere e proprie, degne appunto di un pronto soccorso. Per gli altri interventi sanitari a questo punto devono procedere direttamente o i medici di base o appunto la guardia medica, ma ci sono dei casi in cui pensiamo ad un evento traumatico, dinanzi all'evento traumatico non è che l'evento traumatico viene curato dal medico di famiglia o dalla guardia medica, lì ci vuole il pronto soccorso e il pronto soccorso di Taranto purtroppo davvero letteralmente scoppia. Purtroppo, e li condanniamo ovviamente, si verificano anche dei casi di violenze nei confronti del personale medico e paramedico, cosa che non va assolutamente, per carità, giustificata, però capiamo anche che certe situazioni che implodono poi portano a certi eventi. Lei ha perfettamente ragione, tenga conto che la questione della mancata attivazione, della trasformazione degli ospedali da chiudere. Noi ad esempio a Grottaglie avremmo dovuto già avere da 2 anni quasi il polo della riabilitazione della lungodegenza. Ad oggi, rispetto a quel piano approvato a settembre del 2016, siamo ad oltre 1 anno e mezzo, quasi 2 anni da quell'approvazione, ancora manca tutto, manca il personale, manca la riqualificazione della struttura. Così come manca a Taranto, manca in tutti i posti. Noi abbiamo una delibera in cui si individuano 3 centri di risveglio, uno a Ceglie, uno a Trigiano e uno a Canosa, 3 centri del risveglio pubblici nelle strutture pubbliche. Ebbene, noi ad oggi non abbiamo nulla, abbiamo soltanto la delibera fatta per Ceglie Messapico dove si appalta ad una struttura privata. E allora da un lato c'è un grosso impoverimento del sistema sanitario pubblico, tant'è vero che la Puglia, dopo la Lombardia e il Lazio è la regione che investe più per la sanità privata, molto più della media nazionale. E allora rispetto a questo noi diciamo che c'è bisogno invece di una sanità pubblica efficiente e soprattutto della medicina dell'emergenza ed urgenza che non può essere affossata tutta all'interno di un centro, anche se in questo caso il Santissima Annunziata, anche se il Presidente Emiliano dice che questo non si può fare, però non adotta tutte quelle misure alternative per evitare il sovraffollamento di una struttura come il Santissima Annunziata.